E adesso noi andiamo a Torino a collegarci con Federica Panicucci perché stasera in diretta su Canale 5 c'è la partita del cuore. A te, Federica. Sì, Cesara, eccomi qua. Buonasera a te, buonasera ai telespettatori del TG5. Hai detto bene, tutto è pronto dall'Allianz Stadium per la 30ª edizione della partita del cuore. Con me Enrico Ruggeri, capitano della nazionale italiana cantanti. E alla luce di quanto accaduto nelle ultime ore, proprio Enrico, vuoi Sì, dire anche tu due parole? grazie. Volevo stigmatizzare un episodio ignobile avvenuto ai danni di una ragazza, Aurora Leone, da parte di un membro del nostro staff che è già stato allontanato. Abbiamo le dimissioni del nostro direttore generale. Io sono qui perché mi piace non scappare e metterci la faccia. Quindi le rinnoviamo le nostre scuse, anche perché nessuno le ha fatte in quel momento. Noi non eravamo presenti, noi cantanti, noi giocatori, a quell'episodio. Siamo qua perché abbiamo da difendere 40 anni di storia, 100 milioni di euro donati e soprattutto giocheremo per la ricerca. Se noi oggi non avessimo deciso di non giocare, qualcuno sarebbe morto perché la Beh, ricerca salva delle vite. Per cui certo. siamo qua per questo motivo. Ci vediamo più Grazie. tardi. Ecco, grazie Enrico. È anche importante, Cesare, lasciami Sì. dire, Cesare, che Mediaset, pur non essendo coinvolta nei fatti accaduti, però si dissocia con forza. E la stessa cosa faccio anch'io da ogni atto di discriminazione. Quindi noi vi aspettiamo Certamente. questa sera per la raccolta fondi importante per la Fondazione Candiolo. A tra poco in diretta dall'Allianz Stadium. A te. Ciao, grazie, grazie Panicucci, grazie a Ruggeri. Allora avete capito che bella serata in diretta, sempre, naturalmente, su Canale 5. E grazie ad essere stati con noi.